categoria allievi maschi alla partenza per l'ultima fatica di giornata per tutti gli addetti ai lavori presenti qui a Chiavari. Un'organizzazione perfetta che ha gestito l'evento nel migliore dei modi possibile, dando a tutti i presenti 2 giorni di entusiasmante spettacolo agonistico. 6 gare con migliaia di spettatori ai bordi della strada a fare da contorno a questa manifestazione, che ha visto protagonisti assoluti questi giovani atleti che molto probabilmente saranno in seguito anche il futuro di questo nostro amato sport. Poco più di un'ora e poi anche la viabilità riprenderà il proprio corso e anche le persone ostili alla manifestazione con il tempo capiranno la grande importanza per loro stessi e il proprio territorio. Un evento di questa portata determina visibilità e consenso. In verità anche molti di noi in un primo momento non nascondevano alcune perplessità sulla scelta nell'assegnare la manifestazione in questa zona durante un periodo turistico diciamo ad alta densità. Ora, a giochi fatti, non ci resta che riconoscere la qualità gestionale che, a partire dalla società Gruppo Sportivo Levante a tutto il comitato organizzatore, presieduto da Massimo Merciari, ha saputo dare all'evento. È doveroso un ringraziamento da parte di tutti noi alle autorità politiche dei comuni di Chiavari e del comune di Codogno, che hanno fortemente voluto e in seguito mantenuto l'impegno assunto qualche mese fa con la nostra federazione, nonostante le pesanti difficoltà che il territorio stesso e abitanti della zona interessata al circuito hanno presentato. La gara! Alla partenza 131 atleti scalpitanti pronti a darsi battaglia, caldo torrido e 74 km da percorrere. 5 giri uguali, di conseguenza 5 volte la breve salita da superare. Si parte a tutta, come la categoria chiede, ed è subito bagarre. Una serie interminabile di allunghi in testa alla corsa con le maglie di tutte le società in gara a provare l'allungo. Il gruppo sembra pronto a reagire, il primo, ad onor di cronaca, a tentare uno sganciamento è il bresciano Alberto Di Ruscio, ma la sua azione viene subito controllata. Poi, come dicevamo, un susseguirsi di allunghi che hanno trovato l'esito favorevole all'inizio dell'ultimo giro, con una coppia che allunga in testa. I dorsali sono il 117, dalla Sardegna, Emanuele Murtas, in compagnia dell'atleta in maglia empolese Birindelli, Umberto Orsini. Vantaggio minimo e situazione che dalle retrovie cambia con un gruppetto che cerca l'aggancio. Momento concitato della gara con il gruppo attardato solo da poche centinaia di metri e un continuo voler rilanciare l'azione da parte dei fuggitivi. Avanti, dopo una serie di scatti, rimangono in 7 che andiamo ad elencare. Gianni Mosconi in maglia Valle di Non, Andrea Pievani per la Lombarda Polisportiva Albano Sant'Alessandro, in maglia empolese, autore dello scatto iniziale della fuga, Umberto Orsini, dal Veneto Giacomo Peroni, Officine Alberti, e Filippo Sec, che difende i colori della società Edil Soligo. A seguire Francesco Mandadori, Cycling Team Vigili del Fuoco, e Lorenzo Friscia per la società Castel Fiorentino. Vantaggio minimo e gruppo sempre con un minimo di distacco. Ormai nemmeno il tempo per pensare, solo spingere a tutta sui pedali. L'arrivo sempre più vicino e l'acido lattico che chilometro dopo chilometro indurisce i muscoli. Ultimi metri, il gruppo cerca di rientrare ma davanti controlla bene, freddamente, il vantaggio Giacomo Peroni. Entra sul rettilineo finale quando all'arrivo mancano 200 metri, in testa al drappello dei fuggitivi. E a 150 metri rilancia lo sprint. È un testa a testa fino ai 2 metri finali. La spunta il Veneto davanti a Lorenzo Friscia e Francesco Mandadori. La classifica di questa categoria. Partiamo come di consueto dalla 10ª posizione, dove troviamo Stefano Marchesini della Ausonia Pescantina. Al 9º posto Federico Zurlo della Postumia. 8º classificato Riccardo Minali, isolano. 7º Andrea Pievani della Polisportiva Albano Sant'Alessandro. 6º posto firmato da Gianni Moscon della Valle di Non. 5º Umberto Orsini, empolese. 4ª posizione per Filippo Sec della Sprint Vidore ed il Soligo. 3º posto per Francesco Mandadori della Cycling Team Vigili del Fuoco. In 2ª posizione Lorenzo Friscia, Castel Fiorentino. E vincitore, 1º gradino del podio e maglia tricolore assegnata a Giacomo Peroni della Officine Alberti. Grandissima volata con il gruppo alle spalle in rimonta, raccontaci com'è andata. Sì, l'ultimo giro ho visto 2 corridori in fuga, poi altri corridori hanno provato a entrare nella fuga, io li ho seguiti, ho fatto la salita abbastanza forte, siamo rimasti un gruppettino, verso l'ultimo chilometro abbiamo mollato tutti e vedevamo il gruppo che ci stava riprendendo, allora
ho fatto l'andatura io e a 300 sono partito, insomma, sono riuscito ad arrivare. Quando hai sentito che la maglia era la tua? Ma a dire vero mai, perché sono arrivato proprio lì all'arrivo che avevo l'avversario di fianco. Dopo l'arrivo ho saputo che ho vinto, insomma. La dedica? La dedica al mio DS Luigi Nossabaini, che è merito suo se sono riuscito a vincere questo campionato italiano, perché davvero mi ha preparato molto bene, e la dedico anche ai miei genitori e alla mia famiglia. Lorenzo, un secondo posto agli italiani. Un secondo posto e diciamo accontentiamoci, perché la volata non era il mio forte, era la salita, ho provato a fare un po' di differenza, però non ce l'ho fatta. Beh, insomma, la gara è stata molto dura e impegnativa. Sì, è stata molto tirata sin dall'inizio, era quello che volevo, perché era l'unico modo che avevo per, diciamo, vincere, però c'è stato chi è stato più forte di me e sono arrivato secondo. Francesco, un terzo posto agli italiani, come stai? Bene, sono partito dal gruppo molto, molto forte e sono rientrato sui fuggitivi e alla volata ho rimontato troppo tardi e ho fatto terzo e sono molto soddisfatto.